kisses and then she gave me my ticket. I put my Walkman on and said I might as well kick it. Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di Lego Marvel Super Heroes. Ci siamo lasciati l'ultima volta che stavamo impersonificando Hulk, Iron Man e il buon Spider-Man. Che tra l'altro mi correggo, raga, Spider-Man fa parte degli Avengers da, cioè, per quanto riguarda i fumetti, e se farà parte degli Avengers anche nei film, nel terzo film praticamente. E perché praticamente sono passati adesso i diritti alla Marvel. Adesso oggi impersonificheremo il buon Capitan America, che è uno dei miei personaggi preferiti, e il buon Mr. Fantastic dei Fantastici 4. Comunque dobbiamo lanciarci su questa piattaforma e andare praticamente nel laboratorio del Dottor Reed, che appunto è il Mr. Fantastic, perché sta succedendo qualcosa. Quindi noi andiamo. Comunque vedete, i Lego blu valgono 1000, i Lego argentati 10, i Lego oro 100. Ed è bellissimo, raga. A parte, raga, cioè, a parte i personaggi fatti in Lego, voi ve l'aspettate una grafica così in un gioco Lego? È quello anche che mi ha colpito, perché comunque è un bel gioco. A parte che se avessi usato Capitan America mi sarebbe servito il paracadute, ma con Mr. Fantastic non ce n'è bisogno. Comunque, adesso bisogna trovare il modo per uscire da qua, perché effettivamente è chiuso. Quindi vediamo un po'. Se io costruisco qualcosa qui, vediamo cosa succede. Succede che io mi posso infiltrare così ed uscire dall'altro lato. Questo non dovrebbe succedere, se non deve essere guastato. Comunque devo aprire il passaggio a il buon Capitan America e probabilmente dobbiamo trasformarci, perché Mr. Fantastic può fare qualsiasi cosa. E infatti sono diventato una tenaglia, ho aperto il portone. Che edibile, che forte. Comunque voi levatevi dalla mia proprietà, stronzi. Comunque Mr. Fantastic, Capitan America, può fare questo e aprire le scale. Poi noi saliamo, andiamo a vedere che cosa c'è. Ah già, devo prendere lui, perché lui, Mr. Fantastic, facendo questa cosa qui, può planare. Ok, perfetto. Li ho fatti scappare di cattiveria. Ah già. Già. Scusatemi. Allora, se io faccio così, posso praticamente ritornare il colpo a chi di dovere. Però, ok, ce l'ho fatta. E abbiamo aperto, possiamo entrare. Siamo negli studi del Dr. Reed, che vediamo che cosa succede. Adesso ovviamente Maria Hill ci fa vedere praticamente la sede. Cioè, in realtà non è che ci fa vedere la sede, ogni volta che inizia un livello, lei ci fa vedere che cosa stiamo per andare ad affrontare. Quindi è una cosa abbastanza simpatica, anche se io preferirei evitare. Cioè preferisco che, non è spoiler, però preferisco che non mi si dica proprio niente, che io mi ci butto dentro e proprio come cazzo ne viene che inizio a tirare mazzate. Comunque questo è Dottor Octopus, per chi se lo ricorda, raga, uno dei nemici di Spider-Man, che ha rubato un mattoncino cosmico. Ovviamente stanno collaborando con tutti, col Dottor Destino, lui, Loki, Abominio, Sandman, tutti quanti. A stronzo, posa il mattoncino. Dai, fatemi giocare. Ma figlio di puttana, ti distruggo a te. Raga, io adoro Capitan America. Io adoro lo scudo di Capitan America. Però in aspettate un attimo, opzioni, facciamo a uno, perché altrimenti mi devasto le orecchie. Però raga, io in Civil War tra Capitan America e Iron Man, io raga preferisco Iron Man, cioè non ci posso fare nulla.
Cioè, Iron Man avrebbe potuto pensare qualsiasi cosa, ma io sono proprio di parte. Cioè, a me piace proprio Iron Man come personaggio, cioè non posso mandargli contro, ma proprio mai nella vita. Cioè, so che effettivamente è un po' sbagliato ciò che pensa Iron Man in Civil War. Per chi non lo sa, non vi, anche se non è spoiler, perché comunque la trama già hanno detto su che cosa si baserà. Però, cioè, raga, io lo amo, cioè non posso farci nulla. Cazzo, che cazzo sono? Ah, sono un cacciavite. Che cosa bellissima questa cosa. Comunque, raga, per tutti i giochi Lego, praticamente ogni volta che voi finite la storia potete giocare in modalità libero. Nel senso, vedete queste parti argentate? Solo Iron Man può distruggerle. Quindi voi, non avendo Iron Man in questo livello, però arriverà il momento che voi potete giocare in modalità gioco libero. Praticamente potete usare tutti i personaggi che vi pare e piace, in qualsiasi livello. Ovviamente tra quelli che avete sbloccato. Perché comunque alcuni si sbloccano anche dopo la storia con delle missioni secondarie. Comunque con lo scudo di Capitan America noi possiamo evitare le fiamme. E infatti vedete che sto passando. Troppo forte, raga. Troppo forte questo Capitan America. Boh, questa porta si è aperta, però a quanto pare non serve un cazzo, però. Oh, che cazzo volete? Ok. Oh. Madonna, Octobot di merda. Dai. Andate via, su. Ok, io posso costruire qualcosa qui. Oh, che cazzo vuoi, stronzo di merda. Poi posso trasferirmi dall'altro lato. E ho notato che qui c'è una cosa per Mr. Fantastic. Cioè, questa. E tiriamo indietro. Bello così. Ok, questa è una cosa per Capitan America. Io adoro, raga, interagire così con i personaggi. Cioè, mi piace un sacco perché comunque Lego, oltre ad essere un gioco molto carino, è anche un gioco puzzle. E a me i giochi puzzle piacciono un sacco. A differenza, un puzzle può essere anche un gioco di intelligenza, raga. Però a me è un gioco dove tipo mi devo applicare perché altrimenti incapisco un cazzo. Mi piace di meno dove è un gioco Lego. Ah già, ci vuole l'altro. Ci vuole un personaggio intelligente. Praticamente ha appena detto che Capitan America è stupido. Povero piccolo cucciolo Capitan America, soffrirà. Soffrirà e si taglierà. Intanto, cosa stiamo per fare? Stiamo dando energia a questo pannello e faremo uscire questo coso che non ho più idea di cosa cazzo possa essere. Ok, se io salto qui su. Ah, sto dando energia. No, lo sto facendo esplodere. Ok. Ah, ho notato una cosa. Ho notato una cosa. I raggi laser. A parte che devo costruire questo. Capitan America ci mette un botto per costruire, raga. Si vede che è stupido. Oh, te ne vai. Ok, vediamo un po' che cosa. Allora, devo dare energia lì. Ok, lì è data. E poi devo dare energia là. Giusto? Sì. E mi si sta muovendo la piattaforma. Cosa succede? Il fantascensore, ovviamente. È più veloce delle scale, andiamo. Ok, let's go. Oh, siamo sul tetto e c'è di nuovo il dottor Octopus. Vediamo un po', vediamo un po'. Eccolo lì, ma sì. No, noi non riflettiamo, noi uccidiamo e basta. Ok. Vedete quella cosa lì si illumina? Quella è una cosa per gli X-Men, se non mi sbaglio. Se non mi sbaglio, è una cosa per... Ah no, non devo andare qui effettivamente. È una cosa per non mi ricordo chi. Oh, ma qui si può salvare. Quindi io faccio salva e continua. Ok, bisogna andare da questo o l'altro. Ok. Oh, e basta, quanto cazzo mi state sul culo voi. Buttiamo giù il muro. Cioè, io ti ho buttato appena adesso un muro addosso e tu non sei morto. Aspetta, posso costruire qua una scala. Probabilmente è per far passare Capitan America di qua, eh. Dove sali? Mmm.
Sì. Per far passare Capitan America di qua, perché le parti verdi si possono spingere. E infatti c'è qualcosa per far passare Capitan America. Ok, facciamo triangolo e saliamo qua. Uolo. Dall'altro lato. Ok, uno e due e tre. Vai così. Stan Lee, cazzo, non ci avevo proprio fatto caso. Perché è Stan Lee quello lì, vero? Non sto dicendo una cazzata. È Stan Lee quello. Penso di sì. Ok, qui si può costruire. Qualcosa per Mr. Fantastic. Che... come cazzo faccio a farlo salire adesso io, Mr. Fantastic? Perché mi sto trasformando in una tagliera? Non ho capito. Come faccio ad andare lì? Aspettate, fatemi vedere. Ah, così, aspettate. Oh, quello è per Capitan America, sì. Andiamo. Ah, forse ho spento? No, non ho spento. Ah, sì, ho spento. Ok, facciamo passare Mr. Fantastic. Vediamo dove cazzo lo vanno a uscire. Ok, l'ho fatto uscire qua. Poi, qui c'era la piattaforma. Ok, trasformiamoci in... una pompa. Una pompa. Attenzione, non ho detto niente di sconvolgente. Ho distrutto tutto. C'è da costruire lassù. Quindi se io faccio così e salgo, e poi salgo qua, stiamo costruendo qualcosa. Che figo. Salve Octopus. Spacco il culo. Ah. Mi stanno menando, raga. Oh. Mi stavano menando il Mr. Fantastic. Comunque il dottor Octopus è uno dei miei cattivi preferiti, raga. Cioè, troppo forte. Il mio cattivo preferito probabilmente è Loki. Cioè, Loki io lo amo, cazzo. L'ho amato in Marvel Avenger, il primo film, raga, è qualcosa di bellissimo. Cioè, io ho adorato Loki. E poi penso che... a livello di cattivi non me ne piace nessuno, tranne il Joker. Il Joker è un altro dei personaggi che amo. Però quello è DC. Però lo amo lo stesso. Ah, raga, come cazzo faccio a dimenticare Ra's al Ghul? Che è il nemico di tutti. Cioè, io lo amo Ra's al Ghul. È un ragazzo di bestia senza senso, Ra's al Ghul. Comunque questo è un lavoro per Mr. Fantastic. Perché non ho dato che lì... devo trovare un modo per salire qui su. Però non lo vedo. Oh, scassa tutto che... di solito nel Lego, raga, quando siete bloccati, rompete tutto. Perché significa che dovete costruire qualcosa. Raga, ma io vedo che lì... no. Cioè, quella è per Mr. Fantastic. Oh, no, aspetta, forse è per Capitan America. Infatti. Infatti era per Capitan America. Ok, devo rompere anche l'altro. Devo rompere anche l'altro e questo viene indietro e ci fa da passerella, giusto? E sì. Li amo i giochi Lego. Io li amo. Ok. Salve. Salve testimoni di Geova. Siamo qui per parlare di Gesù. Ah, un attimo per noi. Quanto è forte Capitan America, raga. Però sti Octobot mi hanno rotto il cazzo, eh. E andate. Che poi i vostri alleati, quando voi non li controllate, non fanno danno, quindi combattono all'infinito contro tutto e tutto, ma non fanno un cazzo di danno, ed è abbastanza triste come situazione. Mr. Fantastic, dovresti salire però. Perché altrimenti non andiamo da nessuna parte senza di te. Cioè dai, come cazzo è arrampicato, che cazzo era sta roba? Aspetta, cosa devo fare? Aspetta, ma forse... ah. Capitan America può salire le pareti? Sì, che può salire le pareti.
Mi sa che devo dare energia elettrica a qualcosa io qua, infatti. Perché mi sa che devo dare corrente all'ascensore, altrimenti Mr. Fantastic non può salire. Devo mettere più dietro. Ho rotto un oggetto a caso, ci sta a rompere le cose. Mi piace rompere le cose. Ok, ho dato energia. Sali tu. Salve. Che palle. Che rottura di cazzo che sei. Dai. Levati dai coglioni. Saliamo. Salve. Testimone di Geova. Allora, se io faccio così. Olè. Mi sto devastando di botte, raga. Sto buffo fa male. Levatevi. Qui si può costruire. Che cazzo sto costruendo? Ah, ok. Una zipline. Ma... ma dove cazzo stava andando la Capitan America, raga? Cioè, è andato proprio a puttane. I believe I can fly, proprio. E levate. Guardate, cioè, lui... io a combattere contro i suoi robottini del cazzo, che tra l'altro mi stanno colpendo a vuoto, e lui a prendere il sole lassù. Bastardo. Aspettate, ah, cioè, mi sa da dire che... ti prendo in faccia con lo scudo, bastardo. Non possiamo raggiungerlo da qui. Questo lo dici tu. Questo lo dici tu. Rompiamo, rompiamo tutto. Distruggiamo tutto. Anche se mi sa che io sarei dovuto salire, perché lì vedo la piattaforma e avrei dovuto buttarlo giù da lì. Ma proprio io acabrega. E ho fatto tutto da sotto. LOL. Ah, non era Stanley, raga, ma sono proprio stronzo. Era il capo di... di Spider-Man. Spider-Man. Oh, qualcosa mi fa pensare che stiamo per usare di nuovo Spider-Man. Your cheap health plan doesn't cover all those visits. Ma cosa mi fa pensare che stiamo per usare Spider-Man? Ui, la madonna, con quale cattiveria. E infatti. E siamo ancora Spider-Man, bambini. Vai così. Comunque penso che se mi danno un punto di salvataggio io salvo e ci si becca qui nel prossimo episodio. E infatti checkpoint, quindi ci fanno salvare. Perché dove c'è checkpoint significa che potete salvare. Almeno così so. Cioè credo. A meno che non ci sia il salvataggio automatico al checkpoint, non l'ho ancora capito. Se qualcuno di voi lo sa me lo può dire per favore. Perché non ho capito se c'è il checkpoint significa che è già salvato oppure c'è un punto di salvataggio. Eh no, 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 c'è un punto di salvataggio. Ok, posso salvare. Quindi, raga, io faccio salva ed esci. Quindi noi ci becchiamo nel prossimo episodio. Come sempre vi do lasciare un like, commentare, condividere, iscrivervi al canale se ancora non siete iscritti. Datevi saluta e bella.